Professore Purini, oggi ad Agrigento per parlare di acqua e architettura, qual è il rapporto che lega questi due elementi? Molti, molti rapporti, molte relazioni, è molto difficile anche elencarle, quindi farò un tentativo per diciamo, affrontare l'argomento almeno in alcuni aspetti, proprio perché è pressoché impossibile fare un discorso esauriente su tutti i rapporti che noi abbiamo con l'acqua, il debito anzi che abbiamo con l'acqua. E quindi posso semplicemente, nel tempo che mi è concesso, un'ora, tre quarti d'ora più o meno, enumerare un certo numero di argomenti che sono i più vicini a quelli che noi viviamo nel corso della nostra vita. Oggi l'Ordine di Agrigento le conferisce anche la matita d'oro, un riconoscimento alla sua carriera. Guardi, non sapevo nulla e quindi mi fa molto piacere sapere di questa... di questo dono che mi dà l'Ordine degli Architetti di Agrigento, al quale, lo dirò prima di dirlo fra un po', sono molto grato. Per un architetto ricevere un dono come questo, un premio come questo, che significa che si è lavorati ad esempio nel proprio mestiere con una volontà di trasformarlo sempre di più in qualcosa di ancora più utile a noi esseri umani, non può che gratificarci. Agrigento è candidata, anzi è capitale italiana della cultura per il 2025, un'occasione importante. Come la legge questa opportunità? È molto più che importante, perché essendo una città straordinaria ha però nei confronti dell'architettura contemporanea una posizione, non dico subalterna, ma abbastanza distante da quelli che sono i luoghi più, diciamo, più evidenti di ragionamento sull'architettura, sul suo futuro. Quindi è per Agrigento una splendida occasione per prendere un ruolo trainante che oggi, diciamo, l'architettura siciliana nel suo complesso non ha, perché occupano una posizione di architettura secondaria, mentre questo momento che la città affronterà potrà essere anche il momento in cui la tradizione straordinaria di architettura che c'è in Sicilia e in particolare ad Agrigento potrebbe essere il traino verso una nuova visione del nuovo, cioè di ciò che potrà succedere nel futuro. Tutto ciò che noi potremmo, che possiamo pensare sul futuro non può non venire da un'analisi del passato, altrimenti non avrebbe senso, e quindi più ricchezza del passato in una città come questa non c'è. Quindi può fare molto Agrigento per rinnovare il dibattito sull'architettura contemporanea nel momento in cui l'architettura della globalizzazione, che per 30 anni ha governato il mondo, sta esaurendo la sua energia.